Base segreta nella casa sull'albero fantasy. Viaggia verso un mondo incantato di fantasia e inizia subito la tua avventura. Questa generazione a tema sopravvivenza è la base di partenza perfetta per te. Esplora l'albero gigante e la sua base. Trova casse segrete e vivi nelle case sugli alberi. Inizia il tuo viaggio da questa bellissima generazione. Ok, noi persone aperte di mente siamo appena entrati in questo mondo molto figo. Scusate, ma figo è la parola che voglio dire, perché guardate a me, c'ho le lacrime agli occhi. Ma guardate che figata! Raga, seriamente è fighissimo. Io seriamente c'ho le lacrime agli occhi perché è bellissimo. Cioè, no, seriamente ho le lacrime agli occhi. A voi non è mai capitato che tipo una cosa bellissima mi facesse venire le lacrime agli occhi? Perché a me sì. Adesso infatti entriamo qua dentro l'albero, ma prima direi di visitare qua intorno per esplorare un attimo, perché appunto dobbiamo trovare delle casse segrete. E chissà come sarà l'albero all'interno. Non vedo l'ora di vederlo. Tutto quanto bellissimo tutto questo. Ah, quanto è bello, raga, cioè vi giuro, mi piace troppo tutta sta cosa. Allora, perché poi mi immagino tutte le peggiori avventure qua dentro. Chissà quali avventure potremmo farci, tipo quali misteri ci potrebbero essere. Sarebbe bellissimo, tipo delle avventure tutti quanti insieme, tutti quanti noi. Wow, sarebbe bellissimo. Ah, che bello, comunque questi sono tipo alberi costruiti con la concrete, penso che siano. Sì, è tipo la concrete o la terracotta, una roba del genere, oppure magari la stessa cosa, non lo so, vabbè. E questi sono tipo dei bambù e altre cose, insomma. Però io direi adesso di entrare nell'albero, perché mi sto già rompendo le palle. Cioè, nel senso, voglio vedere appunto come c'è dentro l'albero, tutte le cose che ci sono dentro l'albero. Quindi entriamo dentro. Anche se questa coltivazione di bambù è molto permalosa, perché no, non so perché permalosa, non lo so, vabbè. È molto bella però. Allora, adesso entriamo qua dentro, forza, veloci, perché non è possibile. Cioè, io devo vedere tutto quanto, perché sennò impazzisco. Cioè, ovviamente, no, impazzisco. Comunque, davvero, scusate per i capelli. Guardate qui, raga. Ah, giuro che non vedo l'ora. Entriamo, entriamo. Voi che dite, entriamo? Ma certo che entriamo. Ok, allora devo dire, mi sta piacendo un botto. C'è già l'entrata, guardate qua quanto è bella. Però chissà quali segreti adesso ci saranno qua dentro. Allora, questa scala ovviamente prosegue, sembra tipo l'Yggdrasil. Non so se avete presente la leggenda, è tipo l'albero della mitologia, tipo, no? Che è l'albero dove vivono cose, non so, in realtà non lo conosco molto bene. Però so che esiste, cioè non è che esiste nella realtà, esiste nella mitologia ovviamente. Piantiamo di nuovo queste cose, adesso facciamo la coltivazione qua dentro. No vabbè, non c'ho voglia, scherzavo. Però magari il grano ci serviva per poter appunto, che ne so, magari per poter sopravvivere. Magari, cosa ne so, ci serve tutte queste carote. Queste patate, per esempio, che non sono carote, ci serviranno per cuocerle, perché magari moriamo di fame. E potrebbe essere, quindi assolutamente. E poi qua sopra, se continuiamo, per le scale direi, dobbiamo appunto, ricordiamoci che dobbiamo cercare le casse, perché appunto c'è scritto così, dobbiamo cercare le casse, per forza, sennò non funziona. Guardate qui, allora prima di tutto è stranissimo che ci sia un fungo piantato su un blocco di legno. È la cosa più strana, cioè nel senso non sapevo si potesse fare questa cosa su Minecraft. E sinceramente, ma non è che tipo adesso succede qualcosa qua dentro che moriamo tutti quanti? Speriamo di no, perché io vorrei anche sopravvivere per vedere questo albero. Cioè sarebbe fighissimo. Però scusate, ma ok, allora direi che queste scale mi sembra continuino così, quindi direi di salire in sopra. Così, wow raga, cioè guardate qua. Ma chi è che può dire di essere stati dentro un albero magico? Cioè che figata. Ok, allora, perfetto. Allora siamo qua dentro, come ben potete ben vedere. Allora qua dentro siamo sopra il mondo. Siamo dei fighi, raga. Giuro, di nuovo le lacrime. Allora, siamo dei fighissimi, perché qua sopra c'è tipo un albero, c'è tipo è tutto quanto connesso, i rami, c'è una casa lì, anche lì c'è una casa, e tipo qua, raga, sto per cadere, e qua però se cado muoio, ovviamente, quindi cerchiamo di non morire. E poi tipo qua continuano avanti, tipo, no? C'è tipo tutta la foresta, molto bella. E poi però qua dentro ci sono delle casse che adesso andiamo a vedere. Allora, queste casse in teoria spero siano qualcosa di bello. Non c'è niente. Allora, non so, in teoria forse c'è in tutte le casse, ci dovrebbe essere, non in tutte, però dico in alcune ci dovrebbe essere qualcosa. Questa è l'Ender Chest, che ovviamente non c'è niente. Però ci sono tipo delle casse segrete, come c'è scritto nella descrizione, quindi dovrebbero esserci. Quindi dovremmo cercare da qualche parte, anche se sinceramente non saprei dove. Non vorrei nemmeno distruggere quest'albero, perché
è bellissimo appunto, cioè non voglio distruggerlo, però qua sopra si continua, si può continuare. Sì. Allora continuiamo. Oddio, no, non cadiamo, per carità. Gesualda, aiuto! Sali! Ok, perfetto. Wow, posso... No, che non c'è niente qua. Allora, che pizza. Oh, non c'è assolutamente niente. Qua però continua. E c'è niente. No, invece si continua. C'è ancora qualcosa qua sopra. Esatto, allora qua ci sono tipo dei letti. Come se tipo delle strane creature avessero vissuto in questo albero, ovviamente. Perché, cioè, nel senso ovvio, ci sono tipo delle librerie, delle cose, altre cose, tipo delle case addirittura. Quindi ovviamente c'è qualcuno che ci ha vissuto qui dentro. E come? Quindi direi di entrare qua dentro, di entrare in una di queste case e vedere un attimo cosa c'è, perché sono davvero curioso. Cioè, è fighissima tutta sta roba. Cioè, allora, io spero, perché io non ho mai visto sta roba. Ok, sapevo io, c'era qualcosa per fortuna, perché se non c'era niente mi arrabbiavo, no? Perché, cioè, ovviamente ci deve essere qualcosa, perché cioè, era la descrizione della modalità, cioè ovviamente sarebbe molto bello che tu magari mi dessi tutte le cose che mi dici, però effettivamente ce le sta dando, perché appunto ho già un arco con indistruttibilità 3, addirittura potenza 5 ed infinito 1. Quindi una bomba di arco praticamente, molto buono. Invece adesso, se andiamo da questa parte, troviamo prima di tutto un baule vuoto, ovviamente, quando mai. E qua, non molto, qua c'è una leva che... qua sopra... raga! Ma qua c'è una spada in nederite, non so se conoscete la nederite, ma tipo la cosa più potente, con affila 3, tezza 3, indistruttibilità 1 e aspetto di fuoco 1, che è una roba fighissima, potentissima. Cioè, allora, non così straordinariamente potente, ci sono ovviamente incantamenti molto più potenti su Minecraft, però devo dire che, cioè, caspita, non è male affatto, devo dire non è male. Allora, questo letto me lo ciulo, perché praticamente mi serve, no? Cioè, ovviamente, se tipo dobbiamo dormire, voi immaginatevi se dobbiamo dormire, dobbiamo avere qualcosa per poter dormire, appunto, se no che caspita facciamo? Cosa facciamo? Balliamo con i pesci nel mare durante la notte? Ovviamente non possiamo, anche se è una cosa che io farei, perché nel senso i pesci mi stanno simpatici. Cerchiamo di non parlare però di queste cose, perché potrebbe essere leggermente fraintendibile tutto ciò che io sto dicendo. Allora qua c'è tipo una... Oh caspita. Allora qua c'è una... caspita, è il corsaletto di ferro. Vabbè, insomma, questo è l'italiano un po' che a volte è un po' incomprensibile. Cioè, ma raga, io sono proprio stato un imbecille. Praticamente qua possiamo continuare. Possiamo continuare. Quindi direi di continuare qua dentro. Oh yeah. Quindi vediamo un attimo cosa c'è qua dentro. Allora, prima di tutto qua c'è una casa molto Ok, mi sono letteralmente preso un colpo. Scusate, allora, adesso ci ripigliamo. Però adesso bisogna combattere questa strega schifosa. Vieni qua, non ti permettere mai più di fare una cosa del genere. Schifosa, non ti permettere proprio. Ah, qua ce n'è un'altra addirittura. Ma come si permettono tutte queste streghe di poter venire qua in questo mondo e fare i propri cavoli, quello che pensano loro? Assolutamente no. Mai e poi mai si deve fare questa cosa con Dunis. Mai e poi mai. Ricordatevi che c'è solo un re all'interno di questo mondo. C'è solo un operatore, per meglio dire. E questo re è Dennis. O meglio, Dunis. E quindi voi, o creature, non dovete permettervi di destabilizzare questo re. Cioè, vuol dire praticamente in realtà non so nemmeno io cosa vuol dire, è una parola che mi sono inventato a caso. Andiamo, forza, miei prodi avventurieri, tutti quanti insieme, perché evidentemente qua ci sono delle creature che cercano di impedirci, come per esempio questo coso schifoso. Anche questo, vieni qui, non ti permettere, sai. Ah, noi qua adesso riusciremo a sconfiggere tutte queste creature che cercano di impedirci di arrivare alla strada della salvezza. Ci impediscono di arrivare sull'Olimpo a sedere con gli dei, quelli che governano tutti quanti il paradiso e l'inferno e tutte quelle cose là, insomma. Ce lo impediscono e noi invece dobbiamo impedire loro di impedircelo, avete capito? Cioè, nel senso, praticamente dobbiamo farli fuori assolutamente, e quindi dobbiamo metterci tutte quante le nostre forze per poterlo fare. Vieni qua, schifoso! Non permette... Ah! No! Questo è un momento di debolezza per noi, amici. Ma tutti quanti insieme vedrete che ce la faremo. Vedrete che qua ce la faremo a trionfare in questo momento di difficoltà. Perché le difficoltà in tutte le vite ci sono. Dappertutto. E quindi noi tutti quanti insieme riusciremo a distruggere tutti. Io credo proprio che questa scena possa meritare l'Oscar.
perché mai nessuno avrà immaginato, si potrà mai essere riuscito ad immaginare che io potessi fare una frase così complessa. Però che schifo. Ah, c'è un blaze addirittura. E qua si può addirittura entrare nel Nether. E qua ci sono le pozioni di salto. Pian piano stiamo conquistando tutto il mondo, amici, tutti quanti insieme. Noi ce la faremo a sconfiggere. E ah, che bello. Sono proprio contento di poter vivere questa avventura insieme a voi. Sono grato di poter avere avventurieri così fighi proprio come te, che mi stai guardando in questo momento. Grazie mille, amico. Grazie. E anche grazie di essere arrivato fino a questo punto del video. Anche perché adesso dobbiamo entrare qua dentro e chissà che cosa ci aspetta. Ho paura solamente a dirlo. Ho solamente paura a dirlo. Ma potremmo morire qua dentro. Ma ripeto, noi tutti quanti insieme, anche se moriremo, ma almeno saremo... Cioè, no, nel senso, moriremo su Minecraft ovviamente, però almeno ci divertiremo. Questo è importante. È divertente, no, scherzo, è anche importante però sopravvivere. Quindi costruzione del terreno e quindi bene. Cosa... Oddio, non stavo vedendo niente. Ma che caspita ci ha avuto adesso per un momento? Ok, allora, questo dovrebbe essere il Nether normale. Non c'è niente di speciale in realtà. C'è proprio assolutamente niente. Quindi non ho capito perché avrebbe dovuto mettere questo portale se poi non ha costruito niente. Evidentemente io pensavo ci fosse un altro albero del Nether all'interno del Nether, appunto. Ma non c'è niente. Cioè, nel senso, c'è il bioma classico, no? Del, cioè, vabbè, classico, quello della 1.16 del Nether. Ma non c'è nient'altro. Quindi io direi... molto bello il Nether, vabbè, classico. E però soprattutto l'albero è stato bellissimo. E soprattutto il fatto di aver combattuto insieme a voi è stato un onore per me. Cavalieri, sto tenendo la spada in mano. Cosa stavate pensando? Non stavo tenendo un'altra cosa. Sto tenendo una spada in mano. Io non so dove sono finito, però tranquilli, riuscirò sicuramente a ritrovare la strada per l'albero. Eccolo là l'albero. Anzi, vorrei fare un'ultima prova andando in creativa, dato che purtroppo non siamo potuti arrivare proprio fino sopra. Vorrei vedere effettivamente cosa c'è là sopra, perché lì sopra ci dovrebbe essere effettivamente qualcosa di fenomenale, a quanto ho capito. Almeno me lo auguro, perché se non c'è niente mi innervosisco un attimo, perché vuol dire che sono stato scammato. No, scherzo. Alla fine non mi sento di essere stato scammato, perché sono riuscito a stare con voi, quindi vi ringrazio per questo motivo qua. Però guardate, come me l'aspettavo, lo sapevo che qua sopra ci sarebbe stato qualcosa. Infatti c'è qualcosa effettivamente. Ci sono le elitra, che è una roba fighissima, ragazzi. Cioè, proprio wow. Cioè, alla fine, no, nel senso, le elitra più tutti i razzetti, tutte le robe. Cioè, che figata, che figata. Abbiamo un sacco di oggetti, di robe. Che figata, wow. Sono contento. E quindi noi adesso possiamo dire di poter volare come dei prodi avventurieri alla ricerca di magiche strampalaggini. No, questa musica non va bene, aspetta. No, questa musica non va bene. No, non va bene questa. Questa non va bene. Vabbè, andava bene quella di prima. E quindi io, amici, vi ringrazio per essere stati con me. Ricordatevi di lasciare like o iscrivervi al canale o attivare la campanellina o fare un po' quel che volete, insomma. E vi ricordo sempre di essere aperti di mente, come tutti quanti noi qua dentro questo canale siamo. E grazie, alla prossima avventura, amici, ai prossimi orizzonti, ci vediamo.